televisione è anche una televisione molto importante, perché noi ci colleghiamo da vari capoluoghi di regione. E questa sera siamo nel capoluogo di regione Capodacca. Capodacca è capoluogo di regione ed è la provincia di Capodacca sotto a Teramo, che è un'altra città meno importante, ma Capodacca è molto più importante. Vige in Capodacca un grande fermento politico-culturale ed è per questo che oggi abbiamo fra noi l'assessore, e devo leggere perché è molto importante, l'assessore allo sport e all'ecologia, Gioacchino Grandi. E io chiamerei un attimo qui. Prego Gioacchino, se muovi! Chi ne sto arrivando? Un attimo solo, eh! Gioacchino, benvenuto! Oh, benvenuto, l'assessore! Perché bisogna stare attenti, Sì! Quando c'è la televisione? Sì! Ecco! Perché è una cosa importante, perché non c'è più l'ignoranza di una volta! Basta sentire a me quanto parlo in pubblico! Certamente, signor Gioacchino Grandi! Che posso mostrare tutta l'istruzione, ostruzione, La struzione, certo! Che mi sono formato tanto avanti, con tanti studi, essere a disposizione di la politica e di il cittadino comune. Oh, benissimo, signor Gioacchino Grandi! Ecco. Allora mi dica, assessore, lei è assessore? Sì, ma mi scaricarmi, però loro è maleducazione. Perché c'è la televisione, e ci stanno i minorenni, i maggiorenni, gli rendronati, gli anziani, che adesso dicono che sono vecchi, ma invece non è più vecchi ma anziani, insomma. Non si capisce più, la gente quello che vuole, per cui bisogna essere, senti come sono istruito, ho detto per cui, per cui. Bisogna essere misurati. Misurati. Dico, male, signore giornalista, che stai anche a grava là. Sì, sono grava. Perfetto, perché qui c'è la televisione. Sei tu che la pagano. A me che mi paga. Magari come assessore, ma non c'è più come. Ma che c'era? 4 soldi. Voglio stare a Roma, non gli sta quello. Quello paga bene, Renzo. Renzo Ponzi, quello che prima comandava a Firenze, con Roma. Ecco. Perché dice che c'è da fare lì, ne so, con Luca Fracola, no? Perché Capodacca è il centro mondiale del Luca Fracola. Nessuno lo sa, ecco. Mi è stato detto, ma non era conoscenza pienamente. Allora, lei è stato uno dei principali motori della corsa Fermo Capodacca Ponte San Giorgio. Sì, ma questa è una storia che se mi tacciate un po' di tempo... Ma certo! Naturalmente il ciclismo è un grande sport. Ma certamente! Non è come sti giochi sport di ping pong, i biliardini, i biliardi... Certamente! Il bowling! Il bagger, che metti la mano dentro... Che del male paralizzata, che è? Vai tutto lungo, dove che resta? Certo. E per lo ciclismo bisogna che... Cioè, bisogna faticare, e la fatica non piace a nessuno. E adesso mi sembra che i tempi si siano esauriti. Guardi, io ne faccio tantissimo. Ecco, bravo, perché poi io sempre la pulizia, la ecologia. La ecologia senza la ecologia. Assessore, lo sport. Ci ammazziamo l'uno con l'altro. No, qui virus. Oh! Si tira. Ma è uno sbardo mio, dicela. Lo sbardo che mi sono inventato, cioè a chi non fatti. Ma chi ce l'ha? Andiamo a rispondere, chi ce l'ha? Ma non posso, che c'è la televisione. Ma si preoccupi, noi ringraziamo tantissimo, assessore. Ora perché voi telespettatori, come diciate voi, i prendi video su quelli. Vado che mi sta aspettando, devo comprare le carote, se no mia moglie non me le pulisce. E io ho l'intestino un po' così, come dire, che c'ha bisogno delle carote rosse. Oh! Telespettatori, mandatele pure voi le carote rosse. Ma soprattutto la carne del porco nostro e l'uva fracola del capoluogo di provincia, importantissimo! Capodacca! Te saluto! Grazie, signore!
dovrebbe presentarvi, visto che comunque la nostra televisione si occupa prettamente di politica, e allora invitiamo la persona più importante del paese, il primo cittadino, il sindaco di Capodanca, Costante Arotti. Il sindaco. Rutti, si passa di qua, Rutti, sì. Sindaco. Ah, lei chi è? Sindaco, guardi, sono qui. Venga, sindaco. Sindaco. Questo è il palazzo della televisione. Sì, sì, venga pure, venga. Lei è la cameriera. Infatti se sono arrivato a questo punto è perché marito più di tutti. Ah, certamente! E un applauso, no? Meglio più di tutti!